Tra l'Ottocento e il Novecento. Qual è la situazione attuale del contatto con i piani di esistenza superiori? Commento. Dopo un lungo periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, in cui la medianità ha vissuto la grande stagione della fenomenologia fisica, che serviva a scuotere l'attenzione della gente, sono divenute più frequenti altre fonti sapienziali, come la medianità affettiva, che permette il contatto con i trapassati, e la medianità d'insegnamento, attraverso cui entità evolute, chiamate guide o maestri, espongono il loro modo di essere la realtà. In questo periodo si è giunti a uno stadio in cui, Sembra che il contatto con i piani superiori di esistenza si specializzi sempre più in fenomeni che appartengono all'una o all'altra tipologia. Nello stesso tempo i diversi insegnamenti, anche se ancora lontani da una uniformità concettuale, convergono verso strutture di pensiero che spiegano l'esistente in maniera sempre più accurata. Queste strutture sono penetranti in proporzione dell'evoluzione delle entità che le erogano, fino a divenire poderose quando l'insegnamento si estende alla nomenclatura del quotidiano. Sembra allora che tali insegnamenti possano vivere di vita propria, al di fuori di qualsiasi filosofia o conoscenza umana.